Il caro biglietti di Fiorentina-Juventus fa discutere i tifosi. La partita del 20 ottobre è calda, caldissima, tutti l'aspettano e da un punto di vista dei prezzi il tassametro sale velocemente. La Fiorentina risponde che la sua politica dei prezzi è assolutamente trasparente e che da questo punto di vista i tifosi sono tutelati. Ma i supporter stessi si dividono perché ci sarà da sborsare anche 37 euro per una curva, un prezzo certo non da poco viste le tante partite che i viola devono affrontare. Siamo andati a sentire proprio i supporter nei loro covi per sapere cosa ne pensano. Ah, io nulla, io ho l'abbonamento in maratona, fosse sempre quello, per me glielo possano mettere anche a 100.000 lire. Giusto o sbagliato che sia, è una polemica sterile perché fin dall'inizio dell'anno, quando c'è prezzo degli abbonamenti, c'è anche prezzo delle varie partite. Quindi che venga fuori ora il discorso del prezzo della partita alla Juventus, si sa fin dall'inizio del campionato. Punto. Mi piacerebbe la standardizzazione che fa società un pochino più evoluta, non prendere l'occasione della partita di grido. Però così è, la Juve si va a vedere, lo compro lo stesso, ma mi piacerebbe più che il costo è quello e resta tale per tutto il campionato. No, non è giusto. Io non sapevo nemmeno ci fosse il rincaro. Devo dire che quando uno va a Torino il biglietto costa più che a Firenze, costa 45 euro. Di conseguenza, perché una volta l'anno si può anche noi mettere un prezzo così, e se no si fanno l'abbonamento, bello è fatto. Tanto chi paga questo prezzo qui a Firenze saranno tutti i torinesi, le bene li paghino. Però la gente si deve ricordare anche che delle volte lo fanno anche a 10 euro, no? Sarebbe un po' troppo, 37, sarebbe meglio meno. Però abbinato così alla partita di Coppa, magari come sto facendo io, può andare bene, ecco. Quanto viene? 30 euro, due partite. Vabbè, la partita della Juventus è una partita di cartello e giustamente bisogna adeguarsi ai prezzi delle partite di cartello. Perché se io vado in un ristorante di prima categoria, mangio le stesse cose di uno di terza e spendo 3 volte di più. Mi sembra tutto normale. Mi piace la Fiorentina, sono tifoso, ci vengo volentieri con i figli, ma 3-4 partite l'anno allo stadio bastano.